video di oggi voglio condividere con te un sacco di curiosità, informazioni utili e interessanti sulle domande che più mi fate di frequente. Quindi ne ho raccolte alcune in DM su Instagram. Parleremo di un sacco di cose interessanti. Stai con me, tra l'altro sono a Malta, quindi ti porto anche in giro a passeggio a farti vedere questa splendida isola. Ho iniziato YouTube un po' per caso, o meglio, ho iniziato un sacco di anni fa con la musica, quindi volevo promuovere la mia musica e YouTube è sicuramente una delle forme migliori per andare a rappresentare sotto forma di music video quelle che sono le tue canzoni. Tra l'altro adesso faccio molta meno musica, però comunque non ho perso questa vena, diciamo, artistica, creativa. Comunque compongo beat, eccetera, pubblico ancora su Spotify e via dicendo. Detto questo, ho iniziato perché un amico che saluto, signor Gabriele, mi diceva che secondo lui avevo un certo tipo di personalità ed ero piuttosto bravo a spiegare alcune cose, secondo il suo parere ero un buon motivatore, e dunque abbiamo iniziato un po' per gioco circa 3 anni fa a fare alcuni video nel suo studio, e poi da lì insomma sono nate una serie di cose, quindi ho conosciuto il signor Walter, abbiamo iniziato a viaggiare in Asia, anzi ho iniziato a viaggiare in Asia prima da solo, poi ho fatto un viaggio condiviso con lui, poi dopo sono andato a vivere insomma tra la Thailandia e il Vietnam per circa 2 anni e mezzo e niente, da lì è nato tutto questo percorso di fotografia, filmmaking, content creation. Però le tematiche che più mi appassionano sono comunque quelle legate al mondo della creatività, dell'immagine e di tutto ciò che riguarda l'arte nel digitale, però sempre sotto un profilo di scoperta, cultura, crescita personale, motivazione, eccetera. Quindi ho sempre cercato e penso che continuerò a farlo di utilizzare questa lente per filtrare i miei contenuti. Di base viaggio o con o per collaborazioni, quindi ci può essere un brand o può essere anche un'azienda che magari finanzia il viaggio perché vuole una collaborazione, magari non tanto in termini di influencer marketing, ma di content creation, quindi di creazione di contenuto rispetto a un dato luogo o a un dato prodotto, o nella maggior parte dei casi li sostengo semplicemente con i miei soldi, ok? Quindi mi autofinanzio i viaggi. Perché lo faccio e come lo faccio? Lo faccio perché attraverso i contenuti in viaggio riesco a alimentare tutto quello che è il mio workflow e tutto il sistema legato al mio business model, che è anche supportato da prodotti e corsi. Ora non entro troppo nelle dinamiche tecniche perché diventerebbe una risposta un po' noiosa, però di base è così, ok? Diciamo 40-50% aziende, attività che finanziano i viaggi, 50% io li finanzio in prima persona per poi andare a creare dei contenuti che di conseguenza vadano a sostentare, sostenere e finanziare i miei viaggi. Dipende qual è il tuo punto di inizio. Innanzitutto, se mi vedi con l'iPhone in mano è perché sto utilizzando l'iPhone come microfono. Sono in una situazione un po' di fortuna, sono sul rooftop del residence qui a Malta, dove sono a Marsaxlokk, ok, ho imparato finalmente a dirlo. E dicevamo, dipende qual è il tuo punto di partenza, perché ci sono diverse componenti che devi considerare, quindi qual è la tua competenza come fotografo. Parliamo di hard skill,
tecniche, quindi quali sono le tue capacità fotografiche, quanto hai già investito in strumentazione, anche se io sono sempre il primo a dire che la strumentazione non è necessaria. Se comunque fai il freelance, lavori per clienti, eccetera, hai comunque bisogno di una buona base di strumentazione. Intanto c'è la GoPro che traballa perché c'è un vento fortissimo, volevo fare volare il DJI, ma sconsigliano sopra i 35-40 km orari di far volare il Mini 2, anche se dovrebbe reggere. Tra l'altro sono in una zona off limits perché sono qui a pochi chilometri dall'aeroporto. Comunque, competenze tecniche e competenze di business. Quindi il mio suggerimento per te è quello di continuare a implementare da una parte tutto il discorso di capacità sotto l'aspetto fotografico, creativo, filmografico. Se fai il creator devi anche imparare, devi avere delle buone basi di graphic design, magari qualcosina per ciò che riguarda il web, quindi ricostruire landing page o comunque sales page, quindi delle pagine dove vai a, non so, raccogliere delle email o a vendere un prodotto, e di conseguenza anche andare a gestire e apprendere delle basi su ciò che è il marketing e la comunicazione. Altra cosa importante, l'environment, quindi l'ambiente, le persone di cui ti circondi sono fondamentali. E poi, se vuoi fare qualcosa di simile a quello che faccio io, cercare di viaggiare il più possibile. Non devi vivere in viaggio, però sicuramente se il tuo obiettivo è quello di creare anche documentari, o meglio documentare la vita in viaggio a livello fotografico, filmografico, di vlog e quant'altro, viaggiare è sicuramente una componente importante, e inizialmente i viaggi te li devi finanziare tu. Ultima cosa, la competenza del copywriting, quindi quella competenza legata alla scrittura persuasiva, alla scrittura empatica, è sicuramente fondamentale. Poi potrei andare avanti all'infinito a parlarti di queste cose, però diciamo che competenze tecniche sulla fotografia e il filmmaking e qualcosa di web design e grafica, competenze di marketing e comunicazione, tra cui anche il copyright. Sono formato come autodidatta, ho studiato di base online, ok, però lo studio è soprattutto pratica ed esperienza, quindi devi comprendere la teoria per poi poterla applicare, perché tantissime persone si fermano su ciò che è il comparto teorico, ma poi non vanno a realizzarlo concretamente. Quindi ho studiato online, ho fatto corsi, ho visto video YouTube, penso come stai facendo anche tu, e soprattutto ho fatto tanta esperienza all'estero con gente molto più brava di me, ok? E da lì ho imparato. Poi, come per tutte le cose, metti insieme le tue tecniche, i tuoi approcci e gli approcci che apprendi dagli altri e crei un tuo stile. Per quanto riguarda oggi le mie fonti di apprendimento e ispirazione, magari se ti interessa ci faccio proprio un video molto dettagliato a riguardo. Io non credo nella formazione tradizionale, accademica, istituzionale. Credo che la formazione contemporanea sia esclusivamente da fare online, quindi attraverso mille forme. Puoi anche, attenzione, non escludere i corsi, quelli fisici, reali, quindi se ci sono degli eventi, dei meetup, comunque interessante, forse più interessante a livello di networking per conoscere persone piuttosto che per apprendere. E comunque blog, podcast, YouTube la trovo una fonte straordinaria di ispirazione, corsi online, mentor. Però per andare nel dettaglio su ogni singola fonte magari ci facciamo un video a riguardo, così posso esserti più utile. Può essere un po' qualsiasi cosa, ok?
potrebbe essere un libro, sicuramente altri video YouTube, possono essere dei film, possono essere delle canzoni, può essere un po' qualsiasi cosa. Poi se la domanda invece è da dove viene l'ispirazione viene dal silenzio. Cioè l'ispirazione ti viene mentre ti fai la doccia, quando vai a correre, a camminare, quando fai sport, quando spegni il cervello, quando mediti, quando fai journaling, quindi quando scrivi il tuo diario. Credo che l'ispirazione sia un contatto con una forma più grande, ok, divina se vogliamo. Quindi noi semplicemente facciamo da antenna, incanaliamo questo tipo di energia e poi la trasportiamo, non so, in video, in immagini, in canzoni, in tantissime altre forme artistiche. La cosa importante è cercare di non ripetersi. Ad esempio io non amo i canali che fanno sempre le stesse cose, infatti uno dei miei difetti probabilmente è anche quello di spaziare un po' troppo, quindi magari giocare su diverse argomentazioni, diverse tematiche. Ad alcuni di voi piace, ad altri non piace, però sicuramente l'idea di trovare tematiche, argomenti che si intersezionano, che si intersecano tra loro è secondo me interessante. E quindi cercare di non ripetersi, cercare di raccogliere informazioni anche e soprattutto al di fuori del tuo ramo di appartenenza. Quindi se fai fotografia magari dal cinema o anche dalla narrativa, e poi cercare di comunque andare a mettere insieme quelli che sono, questo è quello che faccio io ovviamente, non è un, come dire, un must per chiunque, cercare di trovare quello che è il tuo elemento, i tuoi elementi, e andarli a inserire nel tuo ramo di appartenenza. Quindi nel mio caso, non so, a me piace, non so, la psicologia, il viaggio, anche se vuoi le cose un po' più motivazionali, e andarle ad inserire in un contesto più legato alla creatività, all'immagine, alla content creation, alla fotografia, eccetera, eccetera, eccetera. Piano, perché siamo nel pieno del pomeriggio, nel pieno della siesta, ok, quindi non posso usare una voce, un tono di voce troppo alto, spero che mi senti. Allora, un content creator, travel photographer, o comunque un fotografo che lavora nei rami della content creation può guadagnare, dipende, i primi 3 anni anche 0, ok, se tutto il suo modello di business è incentrato su un discorso di content creation, quindi non fa lavori come freelance. Dopo i primi 3 anni, se integra dei lavori freelance, intanto senti il rumore delle mie ciabatte, se integra dei lavori freelance, ha delle attività di content creation, quindi prodotti, brand deals, quindi collaborazioni con aziende, affiliazioni, eccetera, può, dopo i primi 3 anni, può guadagnare circa come un buono stipendio, ok, in un'azienda media italiana, quindi tra i 1500 e i 2500 euro. Superati i 5 anni, se prosegue questo tipo di carriera e va a amplificare, ok, le sue entrate, quindi i suoi flussi, perché quando lavori in questo ambito hai più flussi di entrate, non hai un singolo flusso, quindi non hai uno stipendio, puoi tranquillamente superare anche i 5K, quindi puoi andare dai 5-10.000 in su, poi ovviamente sono cifre forfettarie. Il mio suggerimento per te, se intraprendi questo tipo di attività, è iniziare quando hai già un altro lavoro o lavorando come freelance, ok? Se vuoi buttarti in toto all'interno di questa carriera in termini imprenditoriali, di aspettare di aver già costruito un minimo di una community e soprattutto di aver acquisito delle competenze, delle hard skill legate a tutto il discorso di imprenditoria, creazione di prodotti, creazione di corsi, perché altrimenti
è molto difficile poter monetizzare. Però una volta che riesci a superare questa soglia, allora ovviamente la strada è in discesa. La verità è che non è necessario lavorare in viaggio, viaggiare per lavoro o dover necessariamente amare questo stile di vita. Il concetto è liberarsi da un lavoro ordinario, se è una cosa che non ti piace fare, perché se è una cosa che ti piace fare non c'è nulla di male e puoi farlo tranquillamente. Liberarsi e soprattutto costruire un modello di business che ti permetta di vivere e lavorare viaggiando. Ora, viaggiare tutto l'anno è sostenibile? Secondo me no, poi dipende come lo fai. Probabilmente la soluzione migliore è quella di viaggiare o permanere, non so neanche se si possa dire così, comunque insomma trattenersi in un luogo per dei periodi di tempo estesi, in modo che tu possa vivere e godere del contesto, della cultura locale con tempi lunghi e distesi. Per chi fa delle critiche a me o comunque altre persone che lavorano con la creatività o nel digitale, magari mettono la foto su Instagram del laptop sulla spiaggia o in un contesto come questo di Malta sulla piscina eccetera, comprendo lo spazio da cui viene questo tipo di critica, se è uno spazio di invidia o comunque di non condivisione di quello stile di vita. Però quella di vederla come una rappresentazione simbolica, perché il concetto è ho la possibilità di lavorare da dove voglio e nei tempi che voglio, ovviamente voglio sempre tra virgolette, perché quando gestisci un business ci vuole comunque tanto impegno, tanto effort e tanto tempo speso, e di conseguenza posso gestirmi le modalità, gli approcci, i contesti lavorativi a mio piacimento. È sostenibile farlo, non so, da una piscina o da una spiaggia costantemente? No, magari se c'è un'emergenza, se c'è una situazione che ti spinge a dover intervenire su, non so, un contenuto, una mail, una comunicazione eccetera, sì, ma non è quello il senso. Il senso è essere liberi per poterlo fare da ovunque si voglia e nei tempi che più si confanno a te come persona. Business si è espanso, quindi è molto più grande, mi dà molte più opportunità, mi vedo viaggiando, creando dei contenuti più interessanti perché ho più risorse e più soldi da investire, quindi posso permettermi di realizzare imprese più impegnative e creativamente più appaganti, e mi vedo con magari delle case all'estero, in Asia, e mi vedo vivendo meno in Italia. E sono sempre interessanti queste domande, perché poi a me, non so perché, piace tantissimo parlare del futuro. E la cosa interessante è che lo sto documentando, ok, qui a Malta, nel 2023, inizio luglio 2023, e questa cosa è curiosa perché rivedrò questo video tra 3 anni, credo li vedremo insieme, e andremo a comprendere se questa cosa, queste cose che ti dico, si realizzeranno. Però detto questo, secondo me quello che più conta, a prescindere dalle metriche, dai numeri, dai guadagni e dalle risorse, è cercare di continuare a fare del meglio, del mio meglio, cercare di ampliare le challenge, quindi anche la difficoltà, l'effort, lo sforzo, e cercare di contribuire e dare più valore possibile a te e a tutte le persone che hanno un po' come noi questa visione legata alla creatività, alla libertà, a dei valori differenti e anche all'aspirazione e l'ambizione di una vita differente.